Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova parte di Pokémon Smeraldo Randomizer Nuzlocke. L'ultima volta siamo arrivati a Cuor di Lava passando per il Monte Camino, abbiamo ottenuto un uovo. Quest'uovo è al 95% un uovo di Wynaut, però non lo so se è stato randomizzato anche questo, quindi nel dubbio, finché non abbiamo il team al completo, proviamo a schiuderlo. Allora, palestra di Cuor di Lava, vediamo un attimo se c'è anche un coso per cadere più in alto. Sì, c'è, quindi prendiamo questo che ricordo fosse quello giusto. Qua mi sembra ci sia una lotta inevitabile. Ok, una doppia lotta inevitabile, fantastico, adoro la montagna. I vulcani sono la mia passione. Va bene. Brandifuoco e avventuriero. Ah, allora, un avventuriero con un Mantine e... un avventuriero con un Mantine e un bruciafuoco con Golem. Vabbè, non ha molto senso tutto questo, però... Allora, direi di andare i bot in testa qua e gelo pugno di là. Gelo pugno dovrebbe bastare, cavolo. Perfetto, perfetto, basta. Adesso spero che Mantine tentenna, sempre se non è più veloce di Dragona. Cosa che non è... impossibile, infatti, vedete. Molla a raggio che ha fatto un sacco di danni nonostante non ci sia la pioggia. E ormai siamo abituati ad avere la pioggia in campo, quindi le mosse acqua non ci stupiamo più di tutti i danni che fanno. Però questo danno mi sembra alto, cioè è resistito. A proposito di Dragona, comunque ragazzi, nella scorsa parte vi ho fatto la domanda: volete che io la tengo oppure no? E molti mi hanno detto di toglierla, molti mi hanno detto di lasciarla. E ho deciso di arrivare ad un compromesso. Io lascerò Dragona finché non troverò un Pokémon Drago più forte, quindi più adatto al team. Se non trovo un altro Pokémon di tipo Drago, penso che lascerò Dragona. A meno che non trovi un altro volante buono, e in quel caso penso che metterò quel volante. Allora, hai come scotta. Un'altra lotta in doppio. Cavolo, ci stanno beccando da tutti i lati. Vabbè. Allora, è un Pokémon a testa, finché così va bene. Wailord. Wailord e Svablo. Il problema adesso è quel Wailord. Come lo gestiamo? Proviamo a farlo tentennare. E qua vado diretto di gelo pugno su Swablu. Voglio togliermelo il prima possibile. Penso che un gelo pugno basti. Polveneve no. Polneve, non polveneve, cavolo. Polneve non basta. Basta comunque, ragazzi, scrivermelo nei commenti. Ho capito come si chiama. Se sbaglio una volta è perché comunque ero abituato a chiamarla in quel modo. Ma so che si chiama Polneve. So leggere, grazie. Allora, andiamo di gelo pugno. Penso comunque sia più efficace di doppia sberla. Cioè faccia più danni, vedete. Forse è un brutto colpo questo, no? Invece no. Tentenna di nuovo, Wailord. No, non tentenna, pistola acqua. Ah, la povera dragona si sta beccando un sacco di mosse acqua addosso. Vabbè, gelo pugno. Boom. Perfetto, perfetto. Allora, Dragona ha subito un bel po' di danni. Forse è arrivato il momento di sostituirla. Vabbè, comunque Popo sarà a livello 27. Dragona sta sempre là al 24. Sempre senza stab. E va bene, dai. Allora, Pokémon. Mettiamo Rain al primo posto e proseguiamo. Allora, mi sembra che questa sia la via giusta. Poi qua. Ok. Qua sopra. Sto andando un po' a caso, sì, è vero. Però me la ricordavo più o meno. Cioè, quante volte l'ho fatta? Me la sono imparata a memoria. Ecco, qua c'è il trabocchetto. Forse ho appena sbagliato. No, no, no. Ok, grandissimi. Siamo arrivati da Fiammetta. Allenatori d'erba in qualità di capo palestra. Io sono Fiammetta. Non osare sottovalutarmi. Le mie abilità ereditate da mio nonno. Ok, Fiammetta, ok. Non ricordo chi sia il nonno di Fiammetta, sapete? Non so se è stato... cioè, se è stato mostrato. Vabbè. Oh, inizia con Combusken. Ovviamente, capo palestra di tipo fuoco inizia con un tipo fuoco. Ottimo. Non vado di forza antica perché Combusken è anche di tipo lotta, quindi il danno sarebbe neutro. Un bel idropulsar manda tutti a casa.
Ok, perfetto. Punti esperienza per noi. La prossima scelta di fiammette sarà Baltoi. Contro Baltoi possiamo mettere Popo. Baltoi sì, è veramente carne da macello per Popo. E boh, gli altri due non so proprio cosa aspettarmi, ovviamente. È tutto random. Allora, Baltoi continua a piovere. Continua a piovere. Andiamo di gelo pugno. Boh. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, Balto è sconfitto. Prossima scelta di fiammetta sarà Pupitar. Pupitar, ragazzi, a me fa paura, sinceramente, con Popo. Non so se riusciamo a batterlo con un solo colpo. E onde evitare mosse strane di tipo roccia, preferirei mettere Rain. Pupitar comunque dovrebbe essere terra, roccia e non buio come Terranitar. Non roccia buio. Vabbè, nel dubbio andiamo di Hydro Pulsar, che vedete ci ha messo tanto per mandarlo capo. Era veramente bulkoso. La prossima scelta sarà Sneasel contro Sneasel. Boh, possiamo lasciare Rain. Sì, assolutamente. Sneasel livello 26, quindi il Pokémon più forte era Pupitar. Ha iniziato bene con Combusken, poi tutti i Pokémon comunque abbastanza strani, schifosi, vabbè. Cala difesa di Rain a picco. Noi andiamo di forza antica. Wow, non è bastato. Non è bastato. Questo potrebbe essere un pro. No, vabbè. Non penso ci sia una mossa così forte per mandarci KO da parte di Sneasel. Infatti, va direttamente di provocazione. Nonostante ci abbia ridotto la difesa, noi di nuovo forza antica. Ed ecco qua che la lotta si conclude. Rain riesce a salire al 28. E vai, grande Rain. 99 punti salute, manca ancora poco al 100. Io sono diventata capopalestra, ho tentato di misurarmi, se non l'8, grazie per avermi insegnato. Devil vince e vai. E otteniamo così la medaglia fiamma, la quarta medaglia della regione di Hoenn. Presto andremo a prendere anche la sesta, no, la quinta, non corriamo troppo. MT50 che contiene Vampata, ragazzi. Grandissima vampata, sì, vabbè, me lo ricordavo. Questa palestra me la ricordavo abbastanza bene. Registriamo cosa sul Pokénav. E adesso arriva Vera, infatti me la ricordavo. Devil, quanto tempo? Come mentre io ero alle sorgenti termali, tu hai vinto la medaglia di Cuor di Lava. Devi aver catturato un bel gruppetto di Pokémon. O quantomeno ci hai dato dentro con l'allenamento. Perché non prendi questo? Otteniamo gli occhialoni. E sì, ragazzi, ce li dava Vera, non quel tizio strano. Oh wow, Devil, sfidare le palestre. Ti dai così da fare perché. Perché non vuoi perdere contro di me, scommetto. Devil, vorrei sfidare tuo padre alla palestra di Petalipoli. A presto. Ok, Vera sulla sua bellissima bicicletta ci lascia. E il fatto che ci abbia dato gli occhialoni ci permette di andare a fare la cattura nel deserto. E vai, e vai, e vai. Allora, grazie per l'attesa, ho trovato scheda di Pokémon in perfetta forma, grazie. Direi che è arrivato il momento, ragazzi, di depositare Mrs. Crab. Grazie per il tuo aiuto, però veramente oramai abbiamo già 5 Pokémon in squadra. Vabbè, 5, 4. C'è l'uovo, però probabilmente è Wynot, ve l'ho detto. Non ne sono sicuro, ma vabbè. Allora, al primo posto potremmo mettere Dragono. Per la cattura, Ira fa veramente schifo. Allora, questo tizio non dovrebbe combattere. Qua c'è una Pokéball, la prendiamo subito, che contiene Pepita, ottimo. Dovrei iniziare a vendere un po' di cose per fare degli acquisti, questo l'ho già sfidato, sì. Allora, percorso 111, qua c'è il deserto. Questo è il deserto? O è sempre possibile che sia sempre. Allora, vediamo un attimo, Pokénav. Cioè, perché finché non mi appare che è il deserto, non posso. Deserto. Però. Ostello della nonnina, grazie. Allora, vabbè, magari qualche lotta se proprio ci becca non la faccio. Da 30 anni, antiche rovine, qualcuno mi vuole sfidare? Non so cosa tu stia farneticando, amico. Quanti Pokémon hai? Un Pokémon. Vabbè, mi piace. Grumpig dovrebbe avere un'ottima difesa speciale, sapete? Però io comunque utilizzo Morso per vedere un ottimi danni. C'è comunque da dire appunto che Morso è super efficace. Psiconda. Oh, aia, aia che male.
Mi ha fatto malissimo, ragazzi, seconda. Non capisco perché. Mi sembra ci sia un danno fisso di seconda, però non lo ricordo. E Segugio. Allora, vabbè, finché va di Segugio va bene. Identifica Dragona. Vediamo bot in testa quanto riesce a fare. Brutto colpo però. Allora, prima mi ha tolto... Beh, non mi ha tolto metà punti salute, però... Tempesta di sabbia più... Seconda potrebbe mandare... Oh, fortunatamente fallisce, ottimo. Andiamo di bot in testa. No, non ricordo bene come funzioni, specialmente in terza generazione. L'importante è non esserci fatti morire dragone, ecco. Questa è l'unica cosa importante. Però, adesso direi che è arrivato il momento di togliere... È arrivato il momento di togliere Dragona e di mettere al primo posto Trilli. Allora, cos'altro voglio fare, ragazzi? Voglio attivare un attimo il repellente. Voglio attivare un attimo il repellente, perché qua non mi ha ancora detto come si chiama. Oh, volevo evitare una lotta in doppio e invece comunque me la sono fatta. Vabbè, se perdi ti do un po' dei miei panini? Se perdi? Quasi quasi. Spero abbiano un Pokémon a testa, no, due a testa, Dratini e Xatu. Ah, qua Popo fa veramente strage, spero di essermi ricordato di metterlo. Cioè, spero di essermi ricordato di metterlo, spero ci sia. Però sì, fortunatamente sì, perché Trilli era all'ultimo posto, quindi immediatamente, automaticamente si è scalato tutto e vabbè, l'importante è che stiamo qua. Allora, io direi quindi, Forza Antica dovrebbe bastare su Xatu, infatti. Grandissimo Trilli. Gelo Pugno su Dratini. Però prima entra Pikachu. Beh sì, Gelo Pugno sicuramente basterà. Quindi sì, ecco, se troviamo un bel drago come Dragonite ad esempio, io sostituirò Dragona. Anche Flygon mi andrebbe bene. Ma anche... Boh, sono finiti i draghi. Comunque, ragazzi, io sto cercando un altro Pokémon drago volante, sarebbe l'ideale. E Dragona è veramente ottima. Il problema è che bisogna aspettare la sua ultima fase evolutiva, che arriva al 50 e manca veramente tanto per quel livello. Allora, confusione e gelo pugno. Sì, penso sia la scelta migliore, perché Popo non può proprio mandarlo capo si Viper con gelo pugno. Però magari Pikachu può andare diversamente con Pikachu, ecco. Allora, punti esperienza, che belli. Gelo pugno. Che bello non beccarsi lo statico da gelo pugno. Allora, perfetto, perfetto. Lotta abbastanza semplice. Siamo sempre riusciti a prenderci il One Hit KO. E, ah, pensavo che un principiante... Boh, vabbè. Allora. Ecco, volevo... No, no, qua non ci posso entrare ancora, beh. No. Volevo entrare là, ma non ci posso entrare, ora che mi ricordo. Qua troviamo la MT37 che contiene Terrempesta. E laggiù cosa c'è? Cos'è quella cosa? Dovremmo averla vista. Una cosa per gli allenatori. Cavolo, perché questo non è... Cioè ragazzi, io non so se possiamo effettuare qua la cattura, perché questo conta come deserto, capito? E adesso mi sto bloccando un attimo qua. Allora, tanto voglio evitare questi allenatori. Perché non cambia, cioè il nome non è deserto, cose simili. Quindi mi sa proprio che non possiamo effettuare la cattura. Però che peccato, veramente. Allora, vediamo un attimo. Questo è percorso 112 e questo è percorso 111. Adesso che ci penso, nel percorso 111 abbiamo effettuato una cattura? Perché se non l'abbiamo fatto possiamo comunque farlo nel deserto. Percorso 111, eh? Allora, io controllo un attimo qua sul Pokénav, tanto. Mappa di un... Percorso 111, percorso 118, percorso 110... Ah no, perfetto. Allora, ostello della nonnina, percorso 113. Percorso 111 però sì. Percorso 111 l'abbiamo fatta la cattura, quando siamo usciti. Vabbè ragazzi, almeno questa esplorazione ci ha permesso di capire quale... percorso, in quale percorso si può fare la cattura e in quale no. Allora, qua direi di mettere un attimo la bici e poi giusto per sfizio facciamo un incontro per vedere quale sarebbe stato il primo incontro del deserto. Nel mentre però becchiamo questo strano tizio.
Al primo posto c'è Trilli, sì, c'è Trilli perché volevo catturare, ma a quanto pare mi è impossibile. Oh, Scyther! Scyther, cavolo, sono un problema per Trilli, però... cavolo, sono un problema. Vabbè, ragazzi, noi ci rischiamo il tutto per tutto e facciamo forza antica. Fortunatamente siamo più veloci e quindi Scyther muore. Meno male, meno male. Avevo paura di qualche mossa strana con Coleottero. Vabbè, Trilli sarà a livello 29. Anche lei con 99 punti salute viene mandata in campo a Farret. Tempesta di sabbia imperversa. Vabbè, la tempesta di sabbia c'è sempre. Allora, Trilli è colpito da una tempesta di sabbia. Andiamo di confusione. Boom. Ah, non è bastato confusione su uno schifoso Farret. Ma stiamo scherzando. Cavolo, non mi aspettavo reggesse. Quindi ancora sabbia che dà fastidio. Ancora la sabbia, cavolo. Voglio vedere un attimo cosa avremmo trovato. Poi ragazzi, noi dobbiamo tornare a Petalipoli per nostro padre. Oh, Groudon! Cavolo, Groudon. Dobbiamo tornare a Petalipoli per nostro padre. Quindi io, senza che ci facciamo tutto il percorso in video, direttamente dalla prossima parte ci ritroveremo a Petalipoli. Sì, perché altrimenti poi dovremmo rifare tutto ed è una mazzata. Eccola qua, la lotta che tutti stavano aspettando, ragazzi. Rain contro Groudon. Andiamo di Hydro Pulsar, anche se è diminuita la potenza, penso Groudon riesca a reggere, perché è un Groudon, cavolo, e ci va di forza antica. Mamma mia, troppo bello. Groudon deve sempre vincere contro Kyogre. Sfortunatamente però Kyogre è nel nostro team, quindi diciamo che preferirei batterlo, però quanto sei bello, amore mio, Groudon. Ah! L'avrei preferito 8000 volte a Rain. Perché poi di Pokémon Acqua fighi ne abbiamo trovati un casino. Mentre Terra solo Cubone, ecco. Allora, qua c'è un altro per... C'è un altro... C'è un'altra zona. E io adesso voglio vedere qua cosa avremmo trovato, ecco. Oh, un Doduo! Un Doduo. Doduo sarebbe stato comodo. Lo facevamo evolvere in Dodrio e poi facevamo volo. No, forse non apprende volo. Perché alla fine è un... boh, un coso. Mi fa paura Dodo, basta. Andiamocene. Va bene ragazzi, allora per questa parte è tutto. Spero che sia stata di vostro gradimento. Io adesso curo qua i Pokémon. Come vi ho detto la scorsa volta, ci ritroveremo a Petalipoli. Ciao a tutti.